Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Parliamone un po'. Stasera in primo piano l'emergenza sanità, non parleremo soltanto del caso dei furbetti ma anche cercheremo di approfondire le altre problematiche che caratterizzano un settore da sempre nell'occhio del ciclone. Con me in studio come sempre Luciano Trapanese, direttore di ottopagine.it, ben ritrovato. Un saluto a te Piero. E allora, gli ospiti di stasera per questa puntata abbiamo in studio Pino Rosato, che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino, reduce da una lunga esperienza alla guida dell'azienda ospedaliera Moscati. Grazie. Buonasera. Direttore. E intanto invece da Salerno è collegato con noi il presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D'Angelo. Ben ritrovato e grazie per la sua disponibilità, presidente. Grazie. Bene, allora entriamo subito nel vivo della questione partendo da una scheda elaborata per noi da Rossella Strianese che fa il punto della situazione rispetto all'emergenza della sanità nella nostra regione. Vediamo. Era marzo 2016 quando il governatore De Luca dichiarava la svolta nella sanità campana. La promessa era l'uscita dal commissariamento entro un anno e il ritorno a livelli di assistenza da paese civile, oltre all'abolizione dei tetti di spesa per le prestazioni in convenzione, la scomparsa delle barelle al Cardarelli e la riduzione delle liste di attesa. Il referendum costituzionale era ancora lontano, i rapporti con Renzi idilliaci e anche con i commissari inviati da Roma, Poliveni e Damario, non era ancora scoppiata la guerra. Nel frattempo sono stati nominati nuovi direttori generali. L'Arsan è scomparsa per fare posto a una nuova società partecipata regionale che solo ora si sta attrezzando. Il nucleo ispettivo promesso da De Luca, i cinque cavalieri della buona sanità, non è mai stato istituito, ma di barelle in corsia al Cardarelli pare non ce ne sia più nemmeno una. Barelle che sarebbero servite invece al pronto soccorso di Nola. Le immagini di quei pazienti accampati a terra hanno coperto di nuovo la sanità campana di vergogna. Il caso Nola infatti è arrivato dopo lo scandalo dei furbetti del cartellino al Ruggi di Salerno e quello degli assenteisti all'ASL di Avellino. Ora si è scoperchiato anche il pentolone del Loreto Mare. La regione ha provato a rispondere con le maniere dure, ma di fatto il governatore ha le mani legate. La soluzione, secondo il presidente, è uscire subito dal commissariamento. Contro i due tecnici nominati dal governo, De Luca ha ingaggiato una battaglia, parzialmente vinta quando la legge finanziaria, fine 2016, ha abolito l'incompatibilità tra il ruolo di commissario e quello di governatore nelle regioni come la Campania. Poi è arrivato il disastro referendario, le dimissioni di Renzi e tutto si è fermato. De Luca ha scritto al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio, reclamando un cambio di passo sul piano di rientro dal deficit e chiedendo di assumere direttamente la responsabilità dell'attuazione dei programmi previsti dal commissariamento. Ma la Lorenzin lo ha freddato. I conti sono ancora in rosso e i dati sui livelli di assistenza dicono che la Campania è ultima in Italia. A niente sono valse le lettere firmate da tutti i manager di ASL e ospedali a favore di De Luca. Per i dirigenti, questi 8 anni di commissariamento non hanno prodotto i cambiamenti sperati. Anzi, con il blocco del turnover si calcolano 50.000 persone in meno tra medici, operatori e tecnici della sanità campana. Il commissariamento si è tradotto soltanto in un piano di risanamento contabile che ha agito con la scure e senza andare troppo per il sottile su tutte le voci di spesa della sanità regionale. I tagli hanno portato alla chiusura di reparti e interi ospedali, hanno colpito la spesa farmaceutica, le forniture di beni, servizi e tecnologie. Tutto è finito nel tritacarne che serviva per il pareggio di bilancio, mentre nessuno ha veramente mai agito sul cuore del problema. Un sistema sbilanciato tutto sugli ospedali, dove il territorio è quasi assente, con spese costantemente superiori ai ricavi in tutte le strutture ospedaliere pubbliche, a fronte di servizi scarsi e con rare eccezioni. Medici di base ridotti a passacarte, si va al pronto soccorso per ogni cosa, anche per una banale indigestione. E se il pronto soccorso non risponde adeguatamente all'eccesso di richieste, scattano le denunce.
troppe per le tasche degli ospedali campani, che per evitare rimborsi milionari si stringono sempre di più su una medicina difensiva, dove nessuno si assume più la responsabilità del paziente. Paziente che sempre più spesso decide di andare a curarsi fuori dalla Campania, tanto che nel 2016 si è arrivati a pagare 270 milioni di euro alle altre regioni solo per la mobilità passiva. Sullo sfondo, uno dei nodi principali di tutta la questione, il riparto del Fondo Sanitario Nazionale, che penalizza ancora la Campania solo perché è tra le regioni più giovani d'Italia, senza tenere conto di altri parametri, come la povertà. E anche su questo De Luca ha annunciato che venderà cara la pelle, ma per ora appunto è ancora solo un annuncio. Insomma, tante le questioni aperte per questa emergenza sanità. Partirei dal presidente Rosato, proprio alla luce della sua esperienza da manager dell'azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Ci sono le condizioni, presidente, per uscire dal commissariamento, secondo lei? Ma secondo me sì, ci sono le condizioni per uscire dal commissariamento, anche perché la proposta che ha fatto il governatore è una proposta abbastanza credibile. Noi oggi veniamo fuori da un pareggio di bilancio regionale diciamo di diversi anni, dal 2013, il 2014 e 2015. Quindi il 2016 poteva essere l'anno della svolta e il 2017 poteva essere l'anno per uscire finalmente dal commissariamento. Il discorso che il governatore fa è che nel momento in cui la politica, in questo caso il governatore stesso che diventa commissario, assume la responsabilità non soltanto della gestione ma anche della programmazione sanitaria, diventa l'unico responsabile. E siccome è un uomo del fare, fondamentalmente potrebbe essere utile nel rimettere in moto un meccanismo operativo giusto per poter ripartire da quello che è la crisi più importante, lo sblocco definitivo del turnover. Allora, guardate, perché è così contrario? La Lorenzin è contraria perché fondamentalmente, secondo me, avendo nominato i commissari ed avendo, diciamo, con la nomina dei commissari stabilito degli obiettivi, pensa di poter giungere all'obiettivo di far uscire la Regione Campania dal commissariamento, come ha fatto con la Regione Abruzzo, allorquando non soltanto i conti stanno a posto, ma anche la risposta relativa ai livelli essenziali di assistenza. Il problema è che oggi noi, in una Regione Campania con 6 milioni di abitanti e che ha patito un blocco del turnover così pesante dal 2009 totale e poi parzialmente aperto, ma con percentuali molto basse, non abbiamo la possibilità di poter riavviare un discorso di risposta adeguata se non immettendo nuova linfa, nuovi professionisti, non soltanto medici, naturalmente, infermieri per l'assistenza, tecnici, e quindi automaticamente in grado di poter dare risposte in tempi brevi e per portare avanti tutto ciò che è stato programmato, la rete dell'emergenza, rete delle emergenze per l'infarto miocardico acuto, rete delle emergenze per l'ictus cerebrale, rete per il grande trauma, può poggiare su due momenti importanti: una grande capacità di interconnessione tra ospedale e territorio organizzativo, ma naturalmente devono venire fuori dei professionisti in grado di poter rispondere. Quindi dobbiamo assumere assolutamente. Questa rete doveva nascere subito dopo la chiusura di tanti ospedali. Sono passati anni. Questo è vero, però come si fa a far nascere una rete per l'ictus cerebrale quando le neurologie, le neuroradiologie, le neurochirurgie sono prive di professionisti in grado di poter rispondere nelle 24 ore per 365 giorni all'anno? Sentiamo anche il presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, che è collegato con noi dagli studi di Otto Channel. Presidente, intanto come giudica l'azione del governo regionale? Insomma, il governatore De Luca, secondo lei, ha affrontato nel migliore dei modi questa emergenza sanità? Qual è il suo giudizio? Mi sia consentito innanzitutto di salutare il presidente di Avellino, non solo perché è presidente dell'ordine come me, ma perché è stato un mio carissimo compagno nel percorso degli studi universitari e siamo rimasti veramente molto amici, per cui saluto Pino con stima e anche con affetto, mi sia consentito. Al di là di questo, lei mi ha chiesto giustamente
qualche giudizio in qualche modo, in pratica, di quello che è stato l'operato finora del Presidente della Regione, l'Onorevole De Luca. Ora, i giudizi, come al solito, secondo il mio modesto punto di vista, devono essere calati attraverso una corretta analisi di ciò che c'era, di ciò che c'è e di ciò che ci vorrebbe, che si vorrebbe che ci sia, perché il problema è praticamente passato, presente e futuro, come in tutte le cose. In realtà il disavanzo è stato, possiamo dire, sul piano economico sufficientemente, direi anche totalmente, al di là di quelle che possono essere le divergenze, che andrebbero però non solo dichiarate, devo dire la verità, ma anche dimostrate e oggettivate. Cioè, se io dico che il disavanzo non l'ho raggiunto, sarebbe pure opportuno dire dove e su quali voci non è stato di fatto attuato, ma in realtà il disavanzo sembra essere già stato raggiunto con l'anno precedente, tanto è vero che si è stato iscritto, sembrerebbe, io dico sembrerebbe perché purtroppo non sono io, tutti quanti noi, soprattutto i cittadini, un giorno trovano l'annuncio che c'è un avanzo di bilancio e un altro giorno in questo momento sentono dichiarare che i commissari, in particolare il ministro Lorenzin, dice che di fatto il bilancio non è stato risanato. Allora, diamo per scontato che un risanamento in realtà c'è stato e che c'è o non c'è, ma in realtà c'è stato, almeno sulla parte contabile, stiamoci attenti. Quando si parla di un disavanzo e quindi poi di un avanzo contabile significa non che c'è un avanzo materialmente disponibile, ma è un avanzo contabile, cioè di previsione di spesa, questo è vero, perché tanto è vero che sulla base di questo è stato determinato quella parziale, anche minima, boccata di ossigeno a cui faceva riferimento il mio amico e collega Pino Rosati, che è stato realizzato attraverso l'immissione di alcune unità operative nel panorama molto molto deficitario della sanità in Campania. Questo è un primo passo avanti, ma probabilmente il secondo passo avanti sostanzioso, quello realmente necessario, è quello che sottolineava anche il collega Rosato, cioè noi dobbiamo assolutamente far sì che l'immissione di nuovo personale in sanità non sia solamente un problema numerico. Immettere del nuovo personale in questo momento è determinante, si tenga conto che l'età media di quelli che attualmente lavorano negli ospedali superano i 55, in molti casi siamo intorno ai 60-65 anni di età. Lei mi insegna, e chiunque può comprendere, che se in una unità si mettono 3-4 germogli nuovi, cioè ma nuovi non solo perché sono nuovi, ma nuovi perché c'è un'età diversa, c'è un'aspettativa diversa, c'è una volitività diversa, c'è un mondo diverso a cui si rifà, con molto molto più tecnologizzato, questo chiaramente cambia completamente il panorama e le possibilità di avanzamento e quindi di applicazione nella sanità di quelle che sono le scoperte più recenti, di quelli che sono i protocolli più recenti. Perfetto, quindi Presidente. Tutto questo è determinante da un Perfetto. Punto di vista. Presidente, intanto volevo far intervenire Rosato, noi involontariamente abbiamo creato questa Marcord, non lo sapevamo che eravate compagni in passato di studi di carattere medico naturalmente. Si parla di personale però, Rosato, in una fase in cui viene fuori lo scandalo dei furbetti, cioè c'è una carenza di personale, non ci sono medici e infermieri, però i medici che ci sono vanno a giocare a tennis, questo è particolarmente grave, insomma. Sicuramente grave, però parliamo di una percentuale molto bassa, quindi non generalizziamo. La maggior parte del personale medico ospedale sicuramente lavora con entusiasmo, con sacrificio, con interesse, e d'altronde non avremmo potuto mantenere una sanità pubblica, mi riferisco in questo caso alla rete ospedaliera di rilievo e competitiva, se naturalmente la percentuale dei furbetti fosse stata molto maggiore. Quindi parliamo. Un medico che lavora seriamente, cosa pensa dei furbetti? Pensa una cosa grave che porta discredito alla categoria. Pensa che fa perdere l'immagine alla struttura. Pensa che naturalmente questa immagine che viene ad essere in parte deturpata porta
poco porta disonore alla categoria. E questo è un discorso che interessa anche l'Ordine dei Medici, certo. Molto l'Ordine dei Medici, perché il furbetto naturalmente è la persona che va sui giornali, che naturalmente viene naturalmente in parte mette in discussione le caratteristiche di affidabilità, le caratteristiche di serietà di una professione che io ritengo che sia una delle professioni più belle del mondo. Ecco, andiamo a sentire, Gian, andiamo a sentire le reazioni dei cittadini rispetto proprio a questo scandalo dei furbetti, poi sentiremo il commento chiaramente del presidente D'Angelo e del presidente Rosato. Sentiamo come la gente appunto ha reagito alla notizia di questa operazione, che è l'ultima che si è registrata al Loreto Mare di Napoli. Vediamo. Loro l'hanno voluto rovinare, questo ospedale. Questo era un fiore all'occhiello di tutti che abitavo dietro a questo ospedale. Era ottimo, eccezionale. Poi man mano là dobbiamo ringraziare chi si è succeduto alla regione che l'ha portato a questi livelli. Chiaramente è una condizione sbagliata, è una condizione che andrebbe sistemata senz'altro, o quantomeno si dovrebbero fare delle leggi per mettere in ordine questi furbetti. Nessuno se n'era mai accorto. Penso che da tempo, quindi se c'era qualcuno all'interno, penso che li vedevano e si sapeva. Ragazzi laureati e disoccupati, giovani, che non riescono a trovare lavoro. Quindi secondo me sono fortunati quelli che ce l'hanno e non se lo sanno mantenere. Io parlo da persona anziana perché ho vissuto, era un'altra epoca. Oggi è difficile per i giovani, sia per diplomati che laureati. Sono costretti ad emigrare e andare fuori. Allora questo secondo me fanno bene, dovrebbero fare in tutte anche le altre aziende, in tutta l'amministrazione, tutto, perché è una vergogna. Che bellezza, guarda, sono molto contenta, anche perché io sono terapista domiciliare, o meglio logopedista domiciliare, sono andata a fare una terapia qui sopra, sto sempre per strada, lavoro sempre, non ho il posto fisso come ce l'hanno loro, nel senso che abbiamo sempre questi contratti con i centri di riabilitazione, non esce un contratto nelle strutture pubbliche da 20 anni per noi terapisti, per tutti, ci facciamo veramente insomma il cuore così, e purtroppo dobbiamo vedere che i nostri colleghi, sempre come professionisti della sanità, si assentano. Allora andiamo a Salerno dal presidente D'Angelo. Presidente, qual è la sua opinione rispetto a questo fenomeno dei furbetti, che chiaramente ha coinvolto anche la categoria dei medici, almeno nell'ospedale Loreto Mare, però anche a Salerno abbiamo avuto il caso del Ruggi particolarmente grave, Ruggi che ora sembra aver risolto questa piaga con il marcatempo, con le impronte digitali. Ecco. Però la rabbia dei cittadini, ma anche e soprattutto dei precari della sanità, è sicuramente comprensibile. Che dice? Guardi, lei ha perfettamente ragione, ma non è una. Questo dar ragione non vuole essere un qualcosa come una presa di distanza oppure come un qualcosa di indifferenza rispetto a un problema così importante. Perché le dico questo? Perché lei ha fatto accenno, e la ringrazio, che tutto sommato proprio forse in questo settore, in questo particolare aspetto della sanità, probabilmente l'Ordine dei Medici ha un suo ruolo, ha una sua ragion d'essere, certamente, perché, ma non tanto come elemento che dovrà probabilmente procedere a una presa in carico di alcune di queste persone che sono attualmente, ricordiamo, però indagati, e un domani potrebbero dover continuare il loro iter giuridico. Quindi dovranno essere persone che saranno sottoposte a procedimenti evidentemente disciplinari da parte dell'ordine. Ma il danno maggiore, vorrei sottolineare, è il fatto che aumenta quella che noi dobbiamo invece combattere, cioè la distanza tra il professionista della sanità, che sia medico sia altro, e quello che è praticamente la ragione del suo essere, e soprattutto anche in una visione un po' più etica, se vogliamo, diciamo, l'oggetto per il quale ha ragione di esistere una sanità. Il cittadino è la parte più importante, soprattutto quando
si trasforma in paziente, e qui occorre assolutamente che venga, diciamo, ripristinato la fiducia tra il rapporto medico e quello del cittadino o utente, brutta parola per me, o diciamo paziente quando lo diventa, perché questo è il rapporto fondamentale che nobilizza anche le scelte e gli atti medici. Ma voglio dire un'altra cosa solamente, lei ha ragione quando dice che bisogna prendere in considerazione questo problema per i risvolti probabilmente che si hanno anche in senso, diciamo, economico, in senso di immagine, ma la cosa più importante è il valore etico che bisogna dare all'atto professionale. Non è pensabile che chi è chiamato in alcune ore, al di là del problema economico che vi è, cioè del fatto che lui di fatto è presente e guadagna un tot in rapporto a una presenza che non c'è, ma quello che è più importante, lui non c'è, ma il paziente probabilmente c'è, e il paziente non trova una risposta. E questo forse è l'aspetto peggiore di vicende di questo genere, che poi ovviamente fanno sì che si generalizzi e che i medici o comunque gli operatori sanitari siano globalmente visti come persone che in realtà non svolgono il proprio lavoro. Bene, sarebbe in totale contraddizione con quanto abbiamo sostenuto finora. Noi chiediamo più forze in campo, poi quelle che abbiamo probabilmente non le sorvegliamo sufficientemente. Aveva ragione la signora inizialmente che diceva: però c'è qualcuno che sa e che probabilmente non parla. Certo, e questo è l'errore più grande. È una questione chiaramente anche di mentalità, Luciano. L'aspetto paradossale è che, nonostante il susseguirsi di queste inchieste sull'assenteismo in Campania, da Salerno ad Avellino a Napoli, questi atteggiamenti continuano ad essere messi in pratica. Quindi credo che sia proprio un fatto mentale, di abitudine, di anche connivenza tra i vari settori che caratterizzano la sanità, perché sicuramente ci sono delle responsabilità da parte dei dirigenti che avrebbero dovuto controllare. Beh, se non proprio connivenze, sicuramente delle amnesie da parte di chi dovrebbe controllare. Comunque l'abbiamo già detto, dopo tante indagini, continuare a comportarsi in questo modo, non sono furbetti del cartellino, ma cretini del cartellino, anche perché le indagini le stanno facendo a tappeto. Nel mirino c'è in particolare proprio il mondo della sanità. Se si continua con certi atteggiamenti, effettivamente. Certo, tra poco sentiremo. Meritano di essere licenziati solo per questo. Intanto meritano il licenziamento, Rosato, secondo lei? Lei come ha affrontato questa problematica quando ha diretto l'ospedale Moscati? E sostanzialmente c'è il rischio di passare ad uno stato di polizia all'interno delle aziende che diventerebbe un qualcosa di penalizzante anche per chi lavora all'interno di queste realtà? Io fortunatamente non ho avuto di questi casi, non posso dire che non ci sono stati, può darsi pure, però fondamentalmente non c'è stato nessun tipo di inchiesta, non è stato mai perseguito nessun dipendente dell'azienda Moscati di Avellino, quindi ritengo di essere stato fortunato. La logica dice che chi non rispetta il proprio posto di lavoro, non rispetta la dignità del lavoro che deve svolgere, non rispetta l'utente in questo caso, che deve naturalmente servirsi di quel tipo di lavoro, pone nella logica la necessità che il licenziamento potrebbe essere giusto. L'azienda invece deve porre in essere tutto ciò che ha nelle sue possibilità per poter evitare che questo si verifichi, quindi non soltanto il controllo come tu dicevi, ma soprattutto anche meccanismi, diciamo, la tecnologia oggi ci può aiutare benissimo in questa ottica, e quindi fare in modo che non si verifichi la cosa, in quanto c'è l'osservazione del dirigente, c'è l'organizzazione del percorso e c'è soprattutto la tecnologia che ci aiuta a far sì che questo non si verifichi. Quindi impronte digitali. L'impronta digitale, secondo me, è la cosa più logica. Sì. Impronte digitali di cui parla appunto il governatore De Luca, tra l'altro. Che è stato già fatto a Salerno, cioè che abbia dato buoni risultati. E tra breve, a quanto pare, dal 1 aprile. La utilizziamo anche come meccanismo per il PIN sul telefonino, quindi potrebbe essere più logico. Andiamo a sentire allora il governatore De Luca che rilancia appunto la sua battaglia contro i furbetti del cartellino. Vediamo. We'll be right back.
Non ho avuto modo di sentire a proposito i commissari. Mi ricordo che in tutto questo nessuno ha immaginato che siamo commissariati, quindi bisognerebbe chiedere qualcosa anche ad altri. Ma ripeto, al di là di queste distrazioni, per quello che mi riguarda ho dato disposizione ai direttori generali di muoversi in tre direzioni. La prima, verificare la possibilità di estendere il controllo digitale della firma, come già è accaduto all'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno. Quindi si firma con l'impronta digitale, non è possibile a quel punto fare imbrogli. Secondo, di verificare la possibilità, ma credo che avremo bisogno di un'autorizzazione nazionale, di un protocollo d'intesa con i carabinieri dei NAS per farci accompagnare nel lavoro di controllo sulle presenze effettive. Terzo, di avere al di là degli incarichi formali anche delle responsabilizzazioni personali di più funzionari nel controllo delle presenze. Può anche accadere che firmi e poi ti allontani, quindi bisogna garantire la presenza anche durante la giornata e in orario di lavoro. Quindi stiamo dando indicazioni di muoversi su una linea di assoluto rigore, come abbiamo fatto in altre vicende. Sapete ovviamente che queste indagini riguardano la realtà di 2 anni fa, fa parte, come dire, di una eredità che dobbiamo superare, di un modo di essere, di lavorare improntato al lassismo, all'idea che si è comunque protetti. Stiamo spiegando a tutti quanti che la ricreazione è finita, non c'è più nessuna protezione per nessuno. Per quello che mi riguarda, io considero, se saranno confermate le responsabilità di questi arrestati, è questo episodio un atto di farabuttismo. Una prima volta perché si violano ovviamente le leggi, una seconda volta perché si offende la dignità di centinaia di medici e infermieri che danno l'anima per garantire un servizio ai cittadini. E infine una terza volta perché si sporca l'immagine di Napoli. E questo mi pare davvero intollerabile, se non altro perché non risponde alla verità. Allora andiamo a sentire le valutazioni da Salerno del presidente dell'Ordine dei Medici D'Angelo. Intanto il Ruggi da ospedale degli assenteisti è diventato un ospedale modello, un sistema da imitare almeno per quanto riguarda il controllo dei dipendenti. E poi presidente D'Angelo condivide le parole di fermezza estremamente dure del governatore rispetto a questa problematica. Che cosa dice? Allora, mi permetta di essere relativamente, diciamo così, un po' distante da una visione di questo genere. Le premetto qual è il mio punto di vista personale. Sono perfettamente d'accordo sul fatto che alcuni strumenti, quali che essi siano, che sarà appunto quella dell'impronta digitale o altro, la telecamera o il telefonino, o qualcuno mette il tablet, o anche l'impiegato, quello del NAS che accompagni la persona al lavoro. Quello che però io tenderei di rimuovere, e sinceramente capisco che quello che sto dicendo potrà far sorridere molti, perché si crede poco nel recupero delle persone o nel recupero della motivazione del personale, ma io ci credo moltissimo. Io sono fortemente convinto che l'assenteismo è frutto di un male che non è solo di chi lo commette, ma in parte della struttura o dell'ambiente in cui si lavora. Questa è una cosa molto importante, va fatta una riflessione all'interno. Perché? Perché in un qualche modo, se c'è motivazione, se c'è voglia di andare avanti, se c'è voglia di diciamo, qualificarsi attraverso il proprio lavoro e di migliorare la propria posizione, questi problemi sicuramente diminuiranno. Con questo cosa voglio introdurre? Che sarebbe opportuno innanzitutto istituire dei fattori premianti, non per
della presenza. Attenzione, noi stiamo parlando di presenze, noi non dobbiamo parlare di presenza, non è una presenza inanimata, è una presenza animata che si esprime attraverso atteggiamenti, atti e chiaramente attraverso prestazioni. Allora cosa voglio intendere con questo? Che molte volte ci sono purtroppo persone presenti fisicamente ma assenti totalmente, non solo da un punto di vista di lavoro, ma assenti totalmente dalla, diciamo, aver assunto di per sé la motivazione fondamentale per cui si è in un'azienda, cioè quello di avere uno spirito aziendalista per cui quando si parla bene del luogo dove uno lavora, quando si parla bene dell'ospedale in cui uno lavora, quando si parla bene della sanità di un territorio, si sta parlando bene di tutti e in particolare di quelli che vi operano dentro. Questo problema, che torno a ripetere, fa sorridere, sono convinto che viene visto più un problema teorico che pratico. Io sono convinto, anche per la mia esperienza personale, che ho avuto in realtà lavorativa in cui tuttora presto servizio, che è fortemente utile al recupero non solo della volontà di lavorare, ma anche dello spirito positivo nel momento in cui si lavora. Mi scusi. No, assolutamente. L'aziendalista oltretutto non consente neanche gli assenteisti, no, assolutamente. Perché è chiaro che verrebbero segnalati subito. Il problema vero oggi, Luciano, è che sicuramente questa storia dei furbetti distrae rispetto a quelle che sono le questioni vere al centro della emergenza sanità. Anche noi stasera ci stiamo dilungando su questo fenomeno, ma non stiamo affrontando quelle che sono le vere problematiche che impediscono alla sanità campana di funzionare al meglio e quindi alla Campania di recuperare quei ritardi che si registrano ormai da troppo tempo. Beh, indubbiamente, ma è soprattutto la rete di prima assistenza quella che manca. Le guardie mediche dovrebbero avere un ruolo più importante, anche gli stessi medici di base dovrebbero essere quel filtro che oggi non sono, perché magari temono anche a volte di prendere delle decisioni. È così? Ecco, lo so. Oggi insomma qualcosa si muove, perché c'è un piano della rete territoriale regionale che è in discussione nelle varie aziende, c'è l'interconnessione per alcuni tipi di patologie tra momento ospedaliero e momento territoriale, c'è la possibilità e la necessità di poter finalmente far partire le aggregazioni funzionali territoriali, che sono gruppi di medici di base che naturalmente assicurano una presenza più costante come risposta ai pazienti nell'ambito di un certo numero di ore nella giornata. C'è la necessità di poter istituire le unità complesse di cure primarie, che poi diventano appunto il punto di riferimento sia per ridurre l'accesso dal territorio all'ospedale con la richiesta di prestazioni inappropriate, ma soprattutto facendo in modo che si possa attivare una dimissione protetta, per cui molti pazienti che restano in ospedale per un certo numero di giorni potrebbero trovare una stabilizzazione completa prima di andare a domicilio in queste unità operative complesse di cure primarie, e quindi in questo modo avremo un turnover del paziente e dell'utilizzo del posto letto in ospedale veramente per l'acuto. Quindi c'è tutto un sovvertimento che si può fare anche in relazione a delle reti che adesso stanno per essere e che stanno per partire. La rete oncologica, che naturalmente è stata già predisposta e che è in discussione nelle varie aziende, la rete gastroenterologica, la rete pediatrica e così via. Quindi secondo me ci stiamo spostando adesso tutta l'attenzione che per molti anni è stata riservata al contenimento dei costi per raggiungere l'equilibrio di bilancio verso a un'organizzazione investendo a livello territoriale e a livello ospedaliero, con questa grande capacità di poter mettere insieme in una filiera il momento territoriale e il momento ospedaliero, per far sì che la risposta al cittadino possa essere più completa e fatta naturalmente da momenti funzionali diversi, dove è la rete che risponde nella sua totalità, anche se si serve naturalmente di professionisti diversi. Devo chiedere una cosa: i tempi per realizzare tutto questo è l'altro grande problema, e sono le liste di attesa. Sì, ma io credo che siano connesse le due cose, sono connesse, perché se noi per ogni tipo di patologia riusciamo a poter ipotizzare un percorso diagnostico terapeutico assistenziale e riabilitativo fatto dalla risposta ospedaliera, che è legato sulla complessità
sulle emergenze e sulle polipatologie. E il momento territoriale, che è fatto appunto sulla continuità e sulla presa in carico dell'ammalato, noi abbiamo risolto anche il grosso problema delle liste d'attesa. Allora andiamo a sentire adesso, rispetto all'emergenza sanità, l'opinione di un politico, l'ex assessore regionale Severino Nappi di Forza Italia. Lo ha intervistato per noi il nostro Rocco Fatibene. Vediamo. Noi ci aspettavamo che De Luca, dopo tanti proclami, fosse capace di mettere a frutto il lavoro che gli era stato consegnato, una sanità nei conti risanata, pronta quindi a fare finalmente quello che era stato programmato, cioè cominciare a ridare servizi ai cittadini. Invece i conti stanno andando nuovamente in disordine. La situazione è addirittura drammaticamente imbarazzante. Non ricordo da tanti anni che ci fosse tanta attenzione nazionale sui disastri della sanità campana. E soprattutto quello che è imbarazzante è la risposta che viene data da questa amministrazione regionale rispetto ai problemi. Nascondere, come per esempio ha scoperto un'altra trasmissione televisiva, Striscia la Notizia, le barelle in una stanza per non farla vedere i giornali, è imbarazzante, è in qualche modo infantile, è una filosofia del nasconde la testa sotto la sabbia che lascia le cose come stanno. La verità è un'altra, la verità è che purtroppo l'amministrazione di una regione come la Campania, un tema delicato come la sanità, è cosa ben diversa, ben più complessa rispetto a quella dell'amministrazione di una piccola città come Salerno. E l'inadeguatezza strutturale di un presidente improvvisato come De Luca, che si traduce in un danno per i 6 milioni di cittadini della Campania. Il governatore della regione Campania l'altro giorno ha annunciato che una misura possibile per far fronte all'emergenza, alla piaga, potrebbe essere quella del rilevamento delle impronte digitali. Che cosa ne pensa al riguardo? Beh, non poteva che pensare De Luca, perché è un esperto di azioni giudiziarie. Si sa che le impronte digitali sono una cosa tipica di arresti, di indagini, di cose del genere. Lui è un grande esperto e quindi ovviamente ci ha pensato. Io credo che la verità non è tanta collegata allo strumento più efficiente e più efficace. Noi abbiamo un problema generale di produttività della pubblica amministrazione, che è quello che davvero dà fastidio ai cittadini. Ci sono addirittura persone che in modo criminale, direi, in una ragione con tante difficoltà, in cui tante persone hanno difficoltà a arrivare alla fine del mese, che approfittano del proprio posto di lavoro per andare a fare altro. Quello è veramente ripugnante come cittadini. La risposta alla quale ci troviamo di fronte a dover dare come amministrazioni è però ovviamente molto al di là di quella di trovare uno strumento perché sia più efficiente il controllo delle persone. La verità è molto più ampia. Noi abbiamo non soltanto furbetti che vanno via, ma soprattutto abbiamo tanti furboni, che sono quelli che al lavoro ci vanno ma poi non fanno nulla, quelli che noi incontriamo quotidianamente quando entriamo in un'amministrazione, quelle persone che stanno con la testa china nel computer, quelli che sono lì in capannelli a scherzare amabilmente sull'ultimo agriturismo che si porta in quel momento, gente insomma che letteralmente ruba lo stipendio e nel quale non c'è alcun controllo. Il vero tema di questo paese è l'assenza di controllo e di premio per quelli che invece, e sono ancora tanti, lavorano seriamente. Beh, quelle signori però lo fanno per coscienza, perché nessuno nelle strutture amministrative seriamente investe sul controllo e sulla premialità di quelli che fanno davvero bene il loro lavoro, che sono quelli di cui abbiamo bisogno. Una delle battaglie di De Luca è quella di sottrarre la sanità ai commissari. È giusta questa battaglia secondo lei? Beh, io innanzitutto ho una domanda che mi pongo come ex amministratore regionale. Io, che avevo soltanto delega al lavoro, la formazione, che sono ovviamente importanti, ma certo nulla di paragonabile con la responsabilità di un presidente di regione, e noi avevamo una vera e propria giunta, oggi invece sono dei figuranti che accompagnano De Luca, che ha sommerso letteralmente di deleghe. Mi domando perché questo signore, che ha tantissimo da fare, mi ricordo e ricordo a voi che in questo momento la Campania è di nuovo al fondo dell'occupazione, non ha più trasporti di nuovo, si trova in una condizione di disagio sulla sanità certificato dal Ministero della Salute, quindi da un governo PD, e potrei continuare sui mille degradi che ci sono ogni giorno. Perché questo signore si batte a tutti i costi per fare anche il commissario della sanità? Non ha già tanto lavoro? Questa battaglia per me già di per sé è enormemente sospetta.
Bene, abbiamo sentito l'analisi di Severino Nappi di Forza Italia, che chiaramente dipinge una situazione estremamente critica e negativa, non soltanto sul fronte della sanità. Io sentirei in proposito, per l'ultimo giro di opinioni, il presidente D'Angelo dagli studi di Salerno. Presidente, intanto, ascoltando i politici si ha l'impressione che ci siano troppe divisioni che chiaramente non aiutano ad affrontare una problematica così complessa e difficile come appunto quella dell'emergenza sanità in Campania. Che cosa ne pensa? Lei ha perfettamente ragione, nel senso che la modalità con cui, dal mio punto di vista, qualunque politico, di qualunque schieramento esso sia, si deve porre di fronte al problema della sanità è una modalità di positivizzazione, cioè voglio dire, non è tanto importante criticare, rilevare tutti i lati negativi, perché purtroppo tutto ciò che noi vediamo oggi purtroppo ha una sua base anche in un percorso, non solo nel momento in cui noi lo esaminiamo. L'importante è fare proposte concrete, reali di risoluzione di queste problematiche. Noi non possiamo solamente andare ad evidenziare tutti i lati. Lei ha fatto, il conduttore prima, ha fatto un riferimento molto importante. Cioè, io mi faccio una domanda, ma se non fosse stato il mondo della sanità si sarebbe parlato tanto e per tanto tempo del problema dei furbetti del cartellino? Ce ne sono stati di furbetti del cartellino e ce ne sono nella pubblica amministrazione in tutti, diciamo, i settori. Però perché colpisce particolarmente il settore della sanità? Per quella sua peculiarità che mette davanti ad un assente, come dicevo prima, la presenza di una persona che chiede in un qualche modo una risposta di salute. Quindi qui il contrasto è stridente tra una mancata praticamente prestazione sanitaria e quello che è il portato di un'assenza ingiustificata e ingiustificabile di uno degli operatori. Con questo ovviamente voglio semplicemente sottolineare che la politica dovrebbe intervenire, dal mio punto di vista, più che altro per rimuovere molte delle cause che mantengono questo stato negativo, non per criticare solamente atti singoli o momenti singoli della gestione del mondo della sanità. Questo così non si risolve nulla, ma veramente nulla, e lo dimostra il fatto che stiamo ancora qui a parlare, dopo tanti e tanti anni, di problemi che dovevano trovare una loro soluzione lungo l'arco di tanti anni. Mi appello solo a un esempio. Noi parliamo tanto delle reti dell'emergenza e di altre cose. Benissimo, queste reti dell'emergenza sono nate in realtà nel lontano 2010, quando c'è stata la legge 49. Oggi siamo di fatto a 8 anni e stiamo ancora affrontando il problema di come meglio far funzionare queste reti dell'emergenza. Certo. Probabilmente la soluzione è in un atteggiamento molto più serio da parte degli operatori da una parte, ma anche da parte di chi è governato, di chi è chiamato a governare, sia esso nel lato amministrativo, sia esso sul lato politico. Certo. Grazie intanto Presidente D'Angelo, la salutiamo e la ringraziamo per questa sua partecipazione alla nostra trasmissione dagli studi di Salerno. Bene, intanto chiudiamo con il Presidente Rosato, insomma, lei che cosa si aspetta invece dai politici? Io mi aspetto dai politici la possibilità che finisca questo scaricabarile tra momento di gestionale, commissariale e tecnico e momento politico. Noi abbiamo bisogno di una politica che faccia propria una linea programmatoria e che ponga degli obiettivi in relazione alla cornice nazionale. Allora, se i livelli essenziali di assistenza, se il piano nazionale esiti disegnano una progettualità tale e una sanità che deve rispondere a quei tipi di esigenza, voi pensate che il piano nazionale esiti pone 160 obiettivi, non uno, 160 obiettivi, che fanno parte di una cornice organizzativa dove una struttura tecnica non deve far altro che mettere in operatività
in modo gestionale quando viene programmato. Allora, la regione e la politica deve fare delle scelte di priorità. In questo caso, la scelta di priorità che noi ci aspettiamo dalla regione Campania è su una rete ospedaliera e una rete territoriale che si integri mettendo e investendo in modo logico in tutti i due momenti, senza ricorrere a duplicazioni, e soprattutto la possibilità che ci sia una rete dell'emergenza e una rete delle eccellenze e delle alte, diciamo, delle eccellenze che possono ridurre quella grande dispendio economico che sono i 270 milioni che noi regaliamo alle altre regioni tenendo strutture e competenze da poter utilizzare in Campania. Certo. Queste sono le risposte politiche che devono essere date dal punto di vista programmatorio dalla regione Campania, dal punto di vista tecnico, dalla struttura regionale che si interessa di sanità dal punto di vista tecnico e dal punto di vista operativo dai direttori generali che devono operare in questo modo. Ecco, Luciano, tra parentesi, per chiudere, mi pare che dai due presidenti, sia dal presidente D'Angelo da Salerno che dal presidente Rosato di Avellino, siano arrivati spunti interessanti per diciamo superare questa emergenza sanità senza lasciarsi andare a polemiche, a veleni che hanno caratterizzato questa fase in Regione Campania. Beh, il presidente Rosato ha delineato un quadro che mi sembra inappuntabile. Quello bisogna fare per rafforzare sia la rete esterna che la rete ospedaliera, senza duplicazioni che sono stati il danno del passato. Il presidente D'Angelo invece ha detto una cosa che per me è molto bella, cioè gli operatori che lavorano nei nostri ospedali e nella sanità pubblica dovrebbero ritrovare tutti l'orgoglio di lavorare per la sanità pubblica. Certo. Insomma, sono cose perfetto. Perfette. Allora abbiamo finito, grazie al presidente Rosato qui nei nostri studi e grazie naturalmente al presidente D'Angelo dell'Ordine dei Medici di Salerno, grazie a Luciano Trapanese. Noi chiaramente ci rivediamo la prossima settimana per la parte tecnica, Matteo Piscopo in studio, in regia Orlando Matarazzo. Grazie ancora e buon proseguimento con 8 Channel. Arrivederci.